Amici Tech Different, siamo pronti con la nostra recensione del Nokia Lumia 735. Eccoci qui con il nostro Lumia 735. Andiamo ora con le specifiche più principali. Troviamo subito il display che è da 4,7 pollici, OLED 1280 x 720, quindi HD, ve lo faccio già vedere, eccolo qua. Colori molto vivaci, molto bello. Poi abbiamo la cassa dell'audio in entrata delle in uscita delle chiamate, fotocamera anteriore da 5 megapixel, ottima per i selfie. Nella parte inferiore troviamo l'ingresso micro USB per caricarlo oppure per collegarlo ad un PC. Qui abbiamo il tasto di accensione e spegnimento, bilanciere del volume. Nella parte superiore invece troviamo il classico ingresso da 3,5 pollici per le auricolari o cuffie. Nella parte posteriore troviamo la cassa dell'audio generica in uscita, microfono per i filmati, flash LED, fotocamera posteriore da 6,7 megapixel con ottica Carl Zeiss. Sottolineo l'ottica Carl Zeiss, che è la migliore che c'è in circolazione sugli smartphone, soprattutto sui Lumia. Andiamo subito a dirvi che monta un chip Qualcomm Snapdragon 400 da 1,2 GHz con 1 GB di RAM, memoria interna del dispositivo 8 GB con la possibilità di espanderla tramite micro SD fino a 128 GB, supporta l'LTE logicamente e monta un sistema operativo, scusate, Windows Phone 8.1. Come al solito abbiamo tutte le applicazioni Microsoft preinstallate, Home in Tiles. Abbiamo la nostra Ear Maps, Ear Drive Plus per la navigazione, abbiamo anche la nostra Lumia Selfie, applicazione per i selfie, che andiamo subito a vederla, facciamo un selfie live, vedete? Eccomi qua. Ecco, sì, andiamo a vedere la fotografia, zoomando. Ok, avete visto anche con che dispositivo sto facendo la ripresa. Quindi siamo a posto. Abbiamo Skype, logicamente, OneDrive, anche lei, preinstallata. E aggiornamento, ovviamente, Windows Phone 8.1, come ho detto in precedenza, Lumia Denim su questo dispositivo. Fluidità pazzesca del sistema operativo come su tutti i Lumia, quindi 1 GB di RAM basta per farlo girare tranquillamente senza nessun lag, senza nessun blocco e quant'altro. Fotocamera posteriore molto molto buona. Andiamo a fare magari una foto così di esempio su questa scatola di chewing gum, giusto per farvi vedere live, come già vi ho postato delle altre foto anche comunque. Facciamone un paio. Poi possiamo scegliere anche gli obiettivi, frontale, impostazioni varie, vediamo, imposta da flash, il formato, eccetera. Andiamo a vedere la fotografia, le due foto come sono uscite. Queste erano le foto precedenti che avevo scattato. Comunque vediamo che colori naturali, molto naturali, molto, molto chiara la fotografia, molto luminosa. Facendo lo zoom, scusate, facendo lo zoom possiamo andare a visualizzare varie parti della fotografia. Ovviamente più si zoom più tende a sfocarsi l'immagine. Questo un attimino migliore, vedete che andando a zoomare quasi al massimo non si sfoca.
Quindi comparto fotografico eccellente, direi. Andiamo a vedere anche il comparto audio e video tramite il nostro classico YouTube. Vediamo la nostra classica canzone. Purtroppo YouTube ha introdotto le pubblicità, dobbiamo sorbirci questa breve introduzione della pubblicità. Comunque vi assicuro che audio e video sono davvero eccellenti di questo dispositivo. Bene, ora parte il video. Andiamo a metterlo a pieno schermo. Andiamo a caricare un po' più avanti. Aumento il volume al massimo. Quindi non posso fare far vedere più di tanto il video, in quanto, come sapete, YouTube e Google tendono a tagliare queste scene se sono troppo lunghe, di oltre tot secondi. Quindi, comunque, avete potuto modo di vedere sia la qualità video molto molto buona, qualità audio anch'essa molto buona. Ho appoggiato il dispositivo appunto per farvi sentire che l'audio è davvero buono, anche nonostante avendolo appoggiato ad una superficie piana. Con la cassa posteriore si sente benissimo, quindi ottimo lavoro da parte di Nokia, come al solito, di Microsoft. Scusate, il lapsus. Ricordo che Lumia 735 e Lumia 830 sono gli ultimi due dispositivi, ahimè, che si chiameranno Nokia. Poi ci sarà il cambio, si sostituirà la parola Nokia con Microsoft, e quindi i prossimi device si chiameranno Microsoft Lumia. Andremo a perdere purtroppo il marchio Nokia. Comunque, ottimo lavoro. L'unica pecca, se proprio devo dirla tutta, è che in ricezione della rete cellulare, non per navigare, ma la rete classica cellulare per telefonare e mandare SMS, ci sono dei problemi, in quanto con il mio iPhone 5S e il Nexus 4, nello stesso posto ho una ricezione massima, mentre invece con Lumia 735 ho una o due tacchette in meno di ricezione. Quindi stenta un attimino ad agganciarsi, e può risultare un problema in quelle zone dove sono poco coperte appunto dalla rete cellulare. Quindi fate attenzione, valutate un attimino questa cosa. Nel complesso, ovviamente, è un dispositivo eccellente, pesa 134 grammi, peso ben distribuito, lo schermo, come vedete, è bello luminoso. Fotocamere avete visto sia per il selfie sia la posteriore, molto belle, con ottica Carl Zeiss, che è un'eccellenza. Gira filmati in Full HD, quindi supporto pieno. Lumia 735 lo trovate ad un prezzo consigliato nei vari negozi, fino a 250 euro circa. Negozi fisici sto parlando, mentre invece online lo potete trovare anche intorno ai 220-229 euro, dipende un po' dove andate. Comunque, noi vi metteremo il solito banner di Amazon di riferimento, se avete intenzione di acquistarlo e volete risparmiare qualcosina, potete acquistarlo su Amazon, appunto, per risparmiare qualcosina. Lumia 735, direi che per questa video recensione è tutto. Un ottimo device di fascia media, lo consiglio vivamente a chi cerca un rapporto qualità-prezzo molto molto buono. Grazie mille per l'attenzione, un saluto a tutti, ciao!